Grazie, grazie al Salone della Giustizia eh, per, questo, per questa occasione, per questa opportunità. Eh, io ho seguito i lavori mh, dei giorni precedenti, si è parlato molto e, come non si poteva fare altrimenti, del rapporto tra salute, sanità, giustizia e un'idea di sicurezza. Allora, Cominciando questo dialogo con lei, Presidente Cagliazza, io le vorrei chiedere intanto un commento su quello che è successo ieri al Senato. Poi parleremo di tutte le riforme che riguardano eh, più direttamente il processo penale e tutto, che riguarda, tutto quello che riguarda la macchina della giustizia. Però ieri in fondo si votava. Eh, si è votato per rimandare, forse per affossare un disegno di legge che comunque riguardava il codice penale, l'introduzione di un nuovo reato di istigazione a delinquere e propaganda eh, per reati di discriminazione a sfondo razziale e, e sessuale. E quindi le volevo chiedere, proprio perché noi non siamo eh, fuori dalla società, noi siamo dentro. Ciascuno per la sua parte, ciascuno per il proprio mestiere, per, per il proprio lavoro. Siamo dentro una società che cambia. Le volevo chiedere e volevo partire da qui un commento su quanto è successo ieri. Ma io, ovviamente, ho seguito, abbiamo seguito questa vicenda con attenzione, perché stiamo parlando di questioni di enorme importanza, di diritti di libertà, di diritti della persona nel senso più stretto del termine e quindi naturalmente un intervento che garantì, ampliasse la tutela eh, ed entrasse dentro forme più strutturate di discriminazione eh, è un provvedimento da salutare con favore noi siamo un po' eh, perplessi sul ricorso costante allo strumento penale perché questa è una diciamo eh, al di là del caso specifico, diciamo è un atteggiamento eh, culturale e anche politico negativo, cioè questa strana idea che il che, che tutto ciò che sia riprovevole debba essere sanzionato penalmente. E questo naturalmente accumulandosi negli anni questo atteggiamento del legislatore noi ci troviamo soffocati da norme penali. In questo caso devo dire eh, che la necessità di specificare for le forme di discriminazione già previste dalla legge Mancino eh, eh, va compreso e considerato positivamente. Quello che è accaduto esattamente non mi sento di giudicarlo, in questo senso che su quelle norme lì, cioè sulle norme sanzionatorie nuove della discriminazione, mi pare che ci fosse un consenso generalizzato, mentre diciamo, lo scontro è avvenuto su altri aspetti della legge sulle quali. Non mi sento di esprimere no, non, non è il tema di questa serata. No. Seconda, seconda domanda sempre di carattere generale. Mentre venivo e notizia di questi minuti, ehm, il Consiglio Superiore della Magistratura mm. Polacco è stato espulso dal, dalla rete europea dei consigli. Eh, che l'ha giudicato fuori dall'ordinamento giuridico eh, eh, dell'Unione. Eh, questo ci dice che il tema dei diritti, del diritto e anche dell'amministrazione della giustizia diventa addirittura terreno di scontro tra il governo nazionale della Polonia e l'Unione europea, la Commissione europea e il Parlamento europeo. Cosa anche qui. Portandola a terra sul caso italiano, cosa ci dice? Ci dice che i diritti sono minacciati, che la giustizia è più debole, oppure ci dice che è l'amministrazione della giustizia che è più fragile, cioè sono le istituzioni che dovrebbero amministrare e garantire la giustizia che hanno bisogno di riforme? C'è modo e modo diciamo, di, mh, di colpire le istituzioni? democratiche eh, e i diritti. Quello che accade in Polonia ha un, una, un segno, come possiamo dire, abbastanza brutale, nel senso eh, che c'è eh, un governo che ha eh, scelto la strada della, eh, diciamo, del governo eh, della magistratura, eh, della sottoposizione della magistratura all'esecutivo in una forma veramente brutale perché noi non dobbiamo dimenticare che magistrature sottoposte all'esecutivo sono presenti nelle, nelle più avanzate democrazie europee non è che in sé questo è un fatto scandaloso perché lo è negli Stati Uniti lo è in Inghilterra lo è in Francia quindi non è che eh, è la strada scelta dal governo polacco che è francamente inconcepibile e inaccettabile. Cosa insegna qui in Italia? Non, non, non credo che siano situazioni paragonabili. Qui non c'è nessuno che voglia mettere in discussione l'indipendenza della magistratura. Il tema è, è, oggi sul tappeto è ben altro, quello della credibilità della magistratura e della giurisdizione e mi consenta anche di aggiungere quello dell'indipendenza della magistratura giudicante dalla magistratura inquirente. Perché noi parliamo di magistratura, ma forse dovremmo cominciare a, a, ad affinare proprio semanticamente eh, le nostre riflessioni. E Se come definirebbe di magistratura... le due magistrature? La magistratura no. giudicante eh, e, e soprattutto quella dei pubblici ministri? Sì, l'anomalia eh, italiana secondo il nostro, nostro dico dell'unione non sto certo. parlando con il nostro certo. eh, eh, punto di vista eh, diciamo l'anomalia è che eh, mh, abbia un ruolo cruciale centrale la magistratura inquirente laddove dov dovrebbe averlo come naturale la magistratura giudicante e il giudice colui che definisce eh, ciò che è, è lecito o non lecito che accerta la responsabilità. La magistratura inquirente indaga e sugli elementi che ha raccolto ipotizza una responsabilità. Quello che è accaduto ed è, ed è un fenomeno che va analizzato con attenzione negli ultimi trent'anni è uno spostamento e questo interessa anche eh, ovviamente il profilo eh, mediatico eh, della narrazione di quello, del fenomeno giudiziario e lo spostamento dell'attenzione sulla indagine, di modo che l'indagine esaurisce l'interesse dei media, dell'opinione pubblica, della politica, si traggono valutazioni e conclusioni da un'ipotesi accusatoria. Poi, quello che accade nella fase giudicante, che è quella cruciale, anche perché è quella che si misura in modo più finalmente diciamo, compiuto con il punto di vista difensivo, non interessa più a nessuno. Sia per i tempi, e questo diciamo un po' se mi posso permettere di dirle, direttore, vi assolve in questo senso. Ah, ecco, credevo che anche questo fosse. No, nel senso che, effetti, che effettivamente. È difficile dover attendere un numero di anni per, per poter esprimere un giudizio su una indagine, Io mi rendo perfettamente conto di questo. Questo è uno diciamo, dei prezzi altissimi che paghiamo per i tempi, la durata irragionevole dei processi. Tuttavia è inaccettabile questo squilibrio tra la fase della indagine e la fase del giudizio. E quindi questo squilibrio tra due, eh, aspetti, due aspetti fondamentali della magistratura che toglie valore a quella che ha maggior peso in termini logici, che è quella giudicante. Adesso arriviamo al tema della separazione delle carriere che ovviamente è centrale, però le vorrei chiedere. In che momento siamo? Siamo stati nell'estate del 2021 in cui il Parlamento ha approvato la cosiddetta riforma Cartabbia nella sua parte di riforma del processo penale, del processo civile, l'improcedibilità, eh, c'è stata una discussione, l'ha intervenuto tante volte e adesso siamo invece in un momento in cui siamo in attesa che il Parlamento arrivi eh, a votare. La riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, la separazione delle carriere e altre questioni che attengono direttamente all'ordinamento giudiziario, cioè all'organizzazione della magistratura. Quindi, intanto, lei è soddisfatto del primo atto di questo processo di riforma, cioè come si è concluso la riforma. Eh, dei procedimenti, la riforma Cartabia. Sì, la... diciamo Chiamiamo riforma chiamiamola riforma Cartabia. E secondo, ovviamente, cosa si aspetta e cosa teme dalla seconda parte, dal secondo atto. Sì, mm, la riforma Cartabia ha uh, segnato un, un cambio di, di tendenza, di atteggiamento concreto del governo, del legislatore in termini proprio di priorità costituzionali, di, di priorità valoriali eh, di grande importanza. Mm, naturalmente si tratta di una riforma eh, che, non, che, che non può essere valutata come una riforma del codice di procedura penale, non è nata così, non, mm, non è stato questo si è innestata sulla riforma Bonafede sul testo originario la cui finalità era quella più mh, modestamente rispetto ad una riforma del codice di procedura penale di eh, ridurre i tempi, di ridurre i tempi del processo. E ridurre i tempi del processo non significa riformare il codice di procedura penale, significa individuare quei temi su mh, sì, quei temi di intervento che possono ridurre i tempi. Per cui voi vi siete scagliati no, noi ci molto siamo, duramente. Noi ci siamo scagliati molto duramente perché la riforma della prescrizione voluta dal Ministro Bonafede eh, era inaccettabile in termini di principio e, e perché produceva l'effetto opposto a quello dichiarato. Perché se tu dopo il primo grado interrompi il corso della definitivamente il corso della prescrizione e, e accade un fenomeno chiarissimo cioè le Corti d'appello che oggi si affrettano e la, e la Corte di Cassazione poi si affretta a celebrare per quanto più possibile i processi per non farsi riprescrivere in mano. I magistrati guardano sempre in alto a destra nel fascicolo c'è cioè la data di prescrizione del reato. Quando quella data non c'è più per il giudice d'appello e di Cassazione, invece di fissare 50 processi al giorno per ogni sezione come accade a Roma e finire alle 7 di sera, ne fissano 20 e ce ne andiamo a pranzo comodamente, che va molto meglio ma è un rallentamento dei tempi, non è un accorciamento dei tempi. E, quindi ci siamo scagliati per questo e perché abbiamo detto che le strade per ridurre i tempi sono altre. Bisogna bisogna lo dico sinteticamente abbiamo sempre detto bisogna rafforzare la soluzione negoziale dei processi penali nessun sistema accusatorio può celebrare il 90% dei dibattimenti è una contraddizione in termini però per fare questo per la soluzione negoziale cioè patteggiamenti senza limiti di pena riti abbreviati in ogni modo favoriti eh, bisogna essere liberi dal condizionamento di un elettorato al quale si è spacciato per anni la riduzione di pena come una sconfitta dello Stato. Eh, per cui il risultato qual è stato? Da questo punto di vista, devo dire, modesto. Ecco questo lo chiede quello perché, della riforma. Il compromesso ha provocato il rinvio al 2024, un regime transitorio, poi si dice va bene saranno assunti 16.500 operatori e quindi questo periodo serve intanto a snellire, a sveltire, a mettere dentro personale, però queste non sono le cose che si dicono appunto da almeno 30 anni. Cioè, sì. Io ecco, eh, ho per... a seguire riforme della giustizia almeno dall'inizio del nuovo millennio, che ormai sono passati 21 <ride> anni. E... Eh. Sono esattamente i discorsi che sono sempre stati dubbio. fatti, nuovo personale per snellire non c'è dubbio però questa volta per la prima volta ci sono i soldi ecco questa è la differenza sì, c'è il piano nazionale perché eh, eh, finora si facevano questi di discorsi di ripresa di resilienza a cui affidiamo praticamente sì, tutto ormai qualunque aspettativo quindi sì. dovremmo vedere in concreto esatto. però mh, stando alle carte qui arriva per la prima volta del denaro per fare queste cose quindi, quindi... lei ci crede cioè, diciamo sì, che, molto, che molto più che le è fiducioso ecco, diciamo no, atto sono fiducioso non tanto nelle riforme delle norme processuali che sono state modificate quanto proprio nel fatto che arriverà, arriverà del denaro però mi faccio dire sulla prescrizione che era comunque una assurdità e che è stata modificata è stata modificata in una forma che non era la nostra non era la nostra proposta preferivamo la prima proposta del, della commissione Lattanzi dell sì, ma non entriamo nei dettagli tecnici però voglio dire che è accaduto un fatto ecco, torniamo al discorso del peso delle procure è accaduto un fatto che solo in questo Paese può accadere. Un governo all'unanimità, perché era quello che era accaduto, approva la riforma eh, due anni eh, di prescrizione no, per tre per i processi di mafia. Interviene pesantemente, intervengono due magistrati simbolo, il Caffiero de Rao, presidente, eh, scusa, procuratore antimafia e il dottor Gratteri che naturalmente è, eh, hanno speso la loro uh, credibilità e autorevolezza anche mediatica per dire che quella riforma come era approvata era addirittura sono state le parole un attentato alla sicurezza sono state le la peggiore riforma, la peggiore riforma che, i, i, tu, nessun processo di mafia si sarebbe potuto celebrare dicendo una cosa Pacificamente non vera. Gli unici processi che si celebrano in questo Paese in tempi rapidi sono i processi di mafia perché sono governati dalla scadenza dei termini di custodia cautelare. Quindi nessuno, nessuno fa, fa scadere i termini di custodia cautelare, si si, si, in appello si celebrano in un anno, in un anno e mezzo, in due anni, nemmeno in tre. E, e il governo si è precipitato, stretto da una polemica feroce che è sorto da questo: volete scarcerare i mafiosi. A modificare in una forma su cui interverrà la Corte Costituzionale perché che un giudice possa da solo dire ma il mio processo è complesso e quindi prolungo i termini di prescrizione è una cosa che non sta nel cervello interno. Benissimo. In quale altro paese del mondo, chiedo a lei, può accadere una cosa del genere? I magistrati devono applicare la legge, non scriverla. Eh, se il procuratore. Antimafia ha delle osservazioni da fare, delle preoccupazioni da trasmettere. Sente riservatamente il ministro e dice: Guardi, secondo noi state facendo una cosa che può avere queste conseguenze. Non fa una conferenza stampa, un'intervista e dice che c'è un, un attentato alla sicurezza, perché lì abbiamo un potere democraticamente eletto: il Parlamento, il legislatore e, e che ha espresso democraticamente un governo che sta scegliendo una legge e non c'è possibilità al mondo che venga attaccato con questa durezza peraltro su presupposti non veritieri. Questo ci fa capire se è potuto accadere senza che nessuno avesse nulla da dire che in questo Paese il peso della magistratura inquirente è un peso squilibrato e quindi il problema è un problema al di là, dobbiamo abbandonare le tifoserie, io dico sono temi troppo delicati per, per discuterli da curvaroli, dico calcisticamente parlando. Dobbiamo parlare con serenità, ma qui c'è un problema di equilibrio tra i, tra i poteri dello Stato. Quindi andiamo al cuore del, del tema della democrazia politica. Non è qui la polemica con la magistratura. Ma non è una polemica assolutamente legittima, ma anche questa è un po' anacronistica, perché io vedo invece in questo momento una magistratura molto screditata. In crisi di credibilità, di fiducia, mm. eh, il caso Palamara, non mettiamo sotto questo titolo un po' tutto: dal correntismo alla lottizzazione delle nomine e anche alcuni scandali su cui poi si dovrà esprimere la magistratura stessa. E c'è una grande voglia di rivincita del mondo politico. Rispetto a lei, prima ha detto 30 anni: 30 anni non è un numero buttato no. lì. 17 febbraio 1992 l'arresto di Mario Chiesa a Milano, la data simbolo della stagione manipolite. Siamo sì. alla vigilia di quel trentennale e ci arriviamo con eh, tantissime centinaia di migliaia di firme per il referendum sulla giustizia mm. eh, con <coughs> leader politici importanti che li stanno sponsorizzando con Continui interventi del Presidente della Repubblica sul CSM, lui presiede, eh, in scadenza di mandato peraltro, e insomma forse in questo momento la magistratura è debole, non è mai stata così debole. Dal punto sì. di vista politico, sì, sì. poi dal punto di vista giudiziario, no, non è c'è dubbio, È in un momento di crisi profonda, ma io l'esempio che le ho portato... Eh, diciamo, dimostra dimostra che è il contrario, cuore. nel senso che insomma, ripeto: c'era stata un'approvazione all'unanimità in Consiglio dei Ministri, cioè Quindi, Caffiero De Lao a, i è intervenuto e ha detto: state sono facendo, sono più forti di Draghi sono, in questo paese, non c'è dubbio, ma è, è questo che è accaduto sicuramente. Dopodiché, che la, che la magistratura sia in una crisi di credibilità è indubbio e nessuno può esserne ne deve gioire perché il potere il giudiziario è un potere cruciale nella vita democratica, quindi dobbiamo preoccuparci tutti, però dobbiamo capire le ragioni di questa crisi, che non possono essere ridotte alla vicenda Palamara come se fosse un fatto legato ad una persona o a un gruppo di persone. C'è una crisi di credibilità. Allora, che cosa pensiamo noi? Noi pensiamo che eh, questa crisi dipende dal fatto che il cittadino non crede, o diciamo, diffusamente non crede nella terzietà del giudice e nella sua indipendenza. Rispetto una volta al pubblico ministero, un'altra volta alla politica, un'altra volta le sentenze non hanno forza eh, e non hanno credibilità. Come la recuperiamo questa credibilità? Noi pensiamo in due modi. La prima e lei lo sa, è la nostra idea di fondo: eh, separando le carriere, perché intanto è uno dei sistemi più diffusi nel mondo democratico quello a carriere separate, e perché la nostra Costituzione, dopo la riforma dell'articolo 111, pretende che il giudice sia equidistante dalle due parti processuali e non può essere equidistante un giudice che ha lo stesso concorso, la stessa formazione, la stessa organizzazione rappresentativa, eccetera. Quindi questo è il primo tema. Il secondo tema è quello della responsabilità. Ma io non, noi non siamo entusiasti, lei parlava dei referendum, dell'idea della responsabilità civile del Magistrato. È un'idea. Che non ha funzionato. Non funziona. Anche perché c'è già stato un referendum nel stato, 1986. Ma poi, ancora una volta, guardiamoci intorno: nel mondo non esiste una responsabilità civile, in nessun sistema. E invece? La responsabilità professionale del Magistrato, cioè a dire che nelle valutazioni, che sono quadriennali in questo momento della carriera. De, che sono tutte, lei sa, positive al 99,2%. Proprio questi giorni sono usciti i dati. I dati ufficiali. Incredibili. Significa che non c'è la valutazione di professionalità. Invece noi dobbiamo recuperare la valutazione di professionalità e dobbiamo far sì che, che ricada nella valutazione professionale, nei quattro anni, ricadano anche i risultati dell'attività del giudice. Non stiamo dicendo ovviamente, questo sarebbe una, una rozzezza, una banalità, che se... Viene assolto un imputato, questo significa che il PM ha sbagliato le indagini, queste sono semplificazioni da bar. Però sui quattro anni, se le faccio un esempio, tu sei un giudice monocratico e la media delle riforme in, in appello è il 35, mi pare, 40% di riforme, e tu hai il 70%, occorre che tu ne renda conto di questo. E questo vale per il GIP che dispone le ordinanze di custodia cautelare, quante sono state alla fine di quelle persone assolte, quante sono state annullate, quante ingiuste detenzioni hai determinato facendo pagare allo Stato i risarcimenti del danno. Cioè noi dobbiamo far sì che, come per qualunque attività professionale, eh, il, il giudice sappia, mentre sta adottando un atto, che Sarà valutato quell'atto, oggi questo non accade. Se noi, noi parliamo di processi dove ci sono arresti di centinaia di persone, poi assoluzioni di centinaia di persone, non c'è un luogo, non c'è un, un momento nel quale qualcuno sia chiamato a rispondere di questo. Non c'è un capo, un capo di, della procura che può chiamare un, il, su, il suo sostituto e dire che cosa hai combinato, non c'è un Consiglio superiore della magistratura che può chiedere conto. Non c'è, il sistema non prevede una reale responsabilità professionale. Ecco quindi questi sono i temi: temo, temo che quello che si sta scrivendo come riforma dell'ordinamento giudiziario sia un pannicello caldo, perché se perdiamo tempo con i sistemi elettorali del CSM pensando di risolvere il problema della credibilità della magistratura siamo a posto. Ecco, ma il 2022 da questo punto di vista è un anno molto importante, perché in assenza di un intervento del Parlamento <coughs> potrebbero arrivare al voto i quesiti referendari, mm. i sei quesiti. C'è la rielezione del Consiglio Superiore della Magistratura sì. e quindi c'è la relativa discussione sul cambio delle regole di elezione. E poi c'è in Parlamento anche, tra le altre proposte, c'è anche l'iniziativa popolare presa da una Unione delle Camere Penali sulla separazione delle carriere. Esatto. Allora, Tenuto conto che alcuni di questi interventi sono anche costituzionali e che siamo alla fine della legislatura, comunque vada, nel 2023 finirà, realisticamente qual è un obiettivo che lei si prefigge in questi prossimi mesi? Noi nel nostro congresso abbiamo annunciato e le presenteremo nelle prossime settimane due leggi di iniziativa popolare, di nuovo, sui due temi che le ho detto. Cioè su questo sul tema della responsabilità professionale e sull'altro grande tema di cui non parla mai nessuno, ma è un, è un fatto unico nel mondo: il distacco dei magistrati presso l'esecutivo, in particolare presso il Ministero di Giustizia, cioè una commissione fisica tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. No? Eh, quindi noi raccoglieremo eh, le firme anche noi su una legge di iniziativa popolare, pensiamo che sia uno strumento più adatto rispetto al referendum Il referendum abrogativo. è uno strumento rozzo per parlare di giustizia? È uno giustizia. strumento diffi difficile, ecco, lei Beh, ha usato questo è abrogativo, È abrogativo, quindi eccetera. Deve passare il vaglio della Corte Costituzionale. Le leggi di iniziativa popolare sopravvivono alle legislature, attenzione. Quindi, sia quella cioè. nostra sulla separazione delle carriere già in Parlamento, sia quelle che noi vogliamo provare, eh, se non si risolvono in questa legislatura saranno in eredità alla prossima. E quindi noi pensiamo che questo sia un grande contributo. E, e presentando queste due leggi di iniziativa popolare, speriamo che il, il, il Parlamento e il Governo, nel che stanno affrontando la riforma dell'ordinamento giudiziario, si rendano conto che intervenire su su qualche porta girevole, perché questo stiamo vedendo. Qualche porta girevole e il sistema elettorale su cui si stanno accapigliando, cui io mi rifiuto anche di capire bene il che, modello australiano, sì, eccetera eccetera e che si possa risolvere con questo siamo molto lontani dalla realtà. E sulla separazione delle carriere, sulla separazione delle carriere abbiamo ottenuto la ricalendarizzazione. Esatto. Esatto. Io so bene che in questo momento in questo Parlamento, insomma, in poter dire noi adesso otterremo da questo Parlamento, però io sono molto interessato a capire cosa accadrà con la ripresa del percorso parlamentare eh, di questa nostra legge di iniziativa popolare, perché eh, diciamo alcune posizioni politiche si sono eh, espresse in modo molto esplicito a sostegno. Eh, noi avevamo formato. cioè sollecitato la formazione ed è avvenuta di un intergruppo parlamentare sulla legge di separazione dove c'erano parlamentari del Partito Democratico, naturalmente di Italia Viva, addirittura alcuni parlamentari dei 5 Stelle. Quindi credo che eh, far ritornare il Parlamento a discutere di questo tema, in modo mi auguro civile, sensato, informato, su questo tema, comunque valga a seminare diciamo, eh, il terreno per una riforma che se non avverrà ora dovrà avvenire alla prossima legislatura. Leggendo il libro di Palamara e di Alessandro Sallusti, gliela chiedo così, non, non è venuta invece la preoccupazione che proprio una magistratura o un pubblico ministero separato da un percorso comune con la magistratura giudicante o comunque da un ordine che mm. è un ordine dello Stato? sia ancora più esposta al rischio di condizionamento di poteri politici, poteri eh, economici, poteri criminali. Lo e sa anche il condizionamento della carriera, che poi è il cuore, mi sembra, di tutta sì. questa vicenda. Lo sa perché dico di no, per mm. una ragione semplice, perché il sistema a carriere separate affida il controllo del pubblico ministero al giudice. Cioè, noi non, noi non, il nostro, la nostra proposta no, prevede l'indipendenza costituzionalmente garantita del pubblico ministero dal potere politico, non siamo una democrazia sufficientemente matura per poter gestire un PM dipendente dal potere politico. Eh, e, noi non vogliamo altro che sia il giudice a controllare l'operato. Un PM si può anche incattivire, diciamo così, isolato nel suo ordinamento, eccetera, ma non ha poteri di privare la libertà personale delle persone. Può solo chiedere al giudice di farlo. Un giudice indipendente e terzo è la migliore garanzia per tutti noi che quella involuzione che alcuni paventano ecco, dalla separazione delle carriere. Non possa produrre nessun effetto, peraltro, mi viene sempre obiettato questo, soprattutto dai magistrati. I PM diventerebbero un corpo separato aggressivo. Io ho più fiducia di loro, diciamo così, in questi pubblici ministeri. Perché dovrebbero diventare improvvisamente dei lupi mannari? Non credo. Continueranno a fare quello che hanno sempre fatto, ma saranno controllati e garantiti non da un loro collega, da un loro collega di corrente, da un, un amico con cui hanno fatto il concorso, ma da un giudice che ha una storia professionale totalmente autonoma eh, e diversa e che guarderà. Al pubblico ministero con la stessa diffidenza con la quale deve guardare il difensore. Avviandoci alla conclusione, sì. volevo spostarmi. Abbiamo parlato dei protagonisti, l'avvocatura, la magistratura. Spostiamoci dalla parte dei cittadini e prima ancora, spostiamoci dalla parte degli indagati, degli imputati e dei condannati. Questo è un anno importante anche grazie ad alcune inchieste giornalistiche, penso a quella che ha svelato del domani, che ha svelato le violenze del carcere Santa di Santa Maria Capo Vetere che poi ha provocato una visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi e della Ministra della Giustizia Cartabia, una visita certamente non banale e non formale. Com'è lo stato dell'arte da questo punto di vista? Anche qui mi faccia dire che noi stiamo proprio organizzando per il 3 e il 4 dicembre un, diciamo, un, un, un ritorno del, degli stati generali dell'esecuzione dell penale, che è stata quella bellissima iniziativa durata due anni, ministro Orlando e poi incredibilmente abbandonata sull'ultimo metro. Eh, in cui un'intera comunità di giuristi e di operatori carcerari ha insieme scritto una delle più importanti riforme del sistema carcerario, eh, ispirato ai valori costituzionali eh, della finalità rieducativa della pena. Quella riforma, abbandonata. Eh, dal governo eh, precedente, la precedente legislatura, per, per un cinico calcolo elettorale o per pavidità, insomma, eh, nel, nell'ultimo mese e mezzo, fu letteralmente bruciata in piazza, come si faceva con i libri, e lei sa, eh, con orgoglio dal primo governo eh, Conte, eh, diciamo, 5 <coughs> Stelle Lega, come proprio simbolo mh, di una svolta rispetto a quella cultura del carcere e dell'esecuzione della pena. Dobbiamo ritornare a quel lavoro, che era un, non solo un lavoro tecnicamente straordinario, ma era una comunità di persone, di intenti, che si è ritrovata intorno hanno un'idea comune che la pena non significa necessariamente solo carcere, la pena significa rispondere, espiare, rispondere delle proprie responsabilità, ma cercare di recuperare alla società per la sicurezza di tutti noi eh, il e, e, non e non dimentichiamo che quell'importante occasione era stata preceduta da una procedura europea, visto che siamo partiti dall'Europa, eh, e da un messaggio alle Camere del Presidente napolitano <ride> esatto. sullo stato delle carceri, anche quello un messaggio non formale, anzi proprio nel pieno dei suoi poteri istituzionali, di sottoporre al Parlamento. È un tema centrale. L'ultima cosa che le vorrei chiedere. E questa, io penso negli ultimi, ah, soprattutto negli ultimi anni, noi abbiamo vissuto da un lato un'idea di privatizzazione della giustizia, penso ad esempio alla legge sulla legittima difesa, sì. e anche, però, credo. Questo è un discorso più generale: ha un tentativo di ritorno dello Stato, del pubblico, un portato anche se vogliamo sul piano culturale dell'anno della pandemia. Tutto certo. quello che è eh, interesse generale, pubblico, a partire dalla sanità ovviamente, è stato valorizzato anche agli occhi dei cittadini. La giustizia mi sembra un po' meno, ecco. mi sembra che sia uno di quei settori che invece di questo beneficio. Eh, agli occhi dei cittadini ecco, non si è arrivato, mi sembra uno di quei settori in cui il cittadino ancora avverta uno Stato forse non troppo amico e molto eh, inefficiente. E eh, non c'è dubbio, molto inefficiente e ostile perché avverte eh, che la giurisdizione funziona male. Eh, funziona male, per funzionare male significa non solo che è in grave ritardo, eh, che, che, che deve operare con mezzi totalmente inadeguati eh, e insufficienti, ma che diciamo, non garantisce o non garantisce sempre attenzione a, ai diritti. Non perché ci sia qualcuno che abbia una brava volontà, di, eh, ma perché, diciamo, me lo faccia dire in conclusione, questo è un Paese che fa fatica a comprendere i valori liberali del diritto penale. Il valore liberale del diritto penale significa che la, lo, lo strumento delle norme penali viene visto, vissuto e inteso come limitazione del, della potestà punitiva dello Stato, come regolazione della potestà punitiva dello Stato. A difesa del diritto di libertà, non come strumento di repressione del crimine o peggio ancora di costruzione di percorsi politici o di distruzione di avversari politici. L'attenzione al punto di vista della libertà non è un buonismo verso, eh, ma è il punto di vista liberale che in questo Paese è tradizionalmente minoritario. Io mi auguro insomma, che, queste, che questi trent'anni possano averci. Aiutato a capire che dobbiamo rimetterci nell'ottica della libertà individuale e dei limiti del potere dello Stato. Ecco perché il cittadino avverte un potere spropositato e non credibile al tempo stesso. Questo è il grande problema della giustizia penale di questo Paese. Noi ci fermiamo qui, credo sia stata una bella discussione. Io ringrazio ancora il Presidente Cagliazza e Grazie ringrazio il Salone della Giustizia per averci fornito Certamente. questo momento di dibattito e vi do appuntamento alla prossima edizione.